La lingua blu, meglio nota come la febbre catarrale degli ovini, una malattia infettiva che sta mettendo in allarme anche gli allevatori ovini del Matese. Fa paura la burocrazia, non la malattia, dice ai nostri microfoni il direttore regionale della Coldiretti, Salvatore Loffreda, a cui abbiamo chiesto maggiori delucidazioni al riguardo. Questi giorni stiamo sentendo parlare della febbre catarrale ovina. Sono a rischio gli allevamenti ovini della nostra provincia? Allora, come ho avuto già modo di dichiarare, a me non fa paura tanto la malattia, ma la burocrazia di questa benedetta regione, che molte volte, anche quando fa le cose positive, come in questo caso sulla Blue Tongue, ha fatto delle cose positive, cioè ha appostato dei soldi, ha dato delle opportunità ai veterinari di poter intervenire. Nonostante tutto, noi abbiamo dovuto assistere che tutto il progetto non è partito, i vaccini sono rimasti nei cassetti, sono scaduti e ancora una volta gli allevatori sono stati penalizzati. Coldiretti ha voluto denunciare fortemente l'altro giorno a Bagnoli Irpino questo fatto e ci auguriamo che la politica, ma che la politica già ci aveva ascoltato rispetto alle preoccupazioni, perché non era possibile che nonostante che si era creato una situazione di profilassi, questa profilassi non è stata fatta. Cioè, che significa? Che a febbraio si sarebbero dovuti vaccinare tutti gli animali onde evitare che quando poi col calore questa mosca tocca la pecora, questa malattia incide, molte volte porta anche alla mortalità, ma soprattutto a un calo di produzione e pertanto un mancato reddito, cioè latte non se ne produce, corriamo il rischio che il gregge non riesce a proliferare, pertanto noi oggi chiediamo chi per colpa di queste cose ha determinato questa causa, cioè di questi danni che dovranno essere comunque pagati, perché noi ci costituiremo come Coldiretti affinché questa situazione non, quantomeno non abbia più ad avere, perché l'anno prossimo ci auguriamo che il servizio a febbraio possa essere già attivo e questa abbiamo la possibilità che questa cosa avvenga. Cosa si può fare per arginare questo fenomeno? Se si può fare qualcosa? Nulla, c'è un piano di eradicazione che prevede gli animali sentinella, che sono le mucche, che a febbraio devono essere viste se questi animali esistono, capire qual è il sieroposittivo e creare dei vaccini e vaccinare, punto, è una cosa molto semplice. È ovvio che non si può vaccinare quando il tempo, con le temperature, l'animale già è stato attaccato da questa mosca.